Ecco, buonasera, buonasera, ecco, siamo al penultimo incontro del ciclo Storia del Trentino dal XVI al XX secolo. Questa sera il dottor Baldo ci parlerà di nuovi confini e autonomia tra il 46 e il 72. L'Italia è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, deve rinegoziare i propri confini e la propria collocazione internazionale. La nostra regione è interessata in questo processo che sembra trovare una propria stabilità con lo statuto del 1948, ma che porta al riaccendersi delle tensioni in meno di un decennio, periodo critico, cruciale per la storia di questa terra. Ringraziamo il dottor Baldo e ci apprestiamo all'ascolto. Allora, io partirei da questa immagine qui, che è appunto il raduno di massa dell'ASAR, Associazione Studi Autonomistici Regionali, uno dei tanti che vanno in scena nel Trentino tra 1945 e 1946. L'ASAR è un movimento di massa, molto più di massa di tutti i partiti del CLN messi insieme in quella fase. È un movimento di massa che riesce a portare in piazza migliaia e migliaia di persone in Trentino, molto confuso, perché uno, cioè l'ASAR, io ho fatto la tesi sull'industria idroelettrica in Trentino e il primo statuto di autonomia. E sfogliando sui giornali dell'epoca cosa dicevano gli esponenti dell'ASAR, c'era tutto il contrario di tutto. Da quello che aveva la divisa del CST nel cassetto, a un Remo Defant che parlava quasi come la sinistra indipendentista catalana di oggi, ma anche come quella degli anni 30, cioè è molto ma molto confuso. C'è una cosa che tiene unito tutto: l'idea che il Trentino vuole gestire le proprie risorse. Il Trentino veniva fuori da 20 anni di fascismo, in cui c'era stata una gestione molto centralista e soprattutto l'unica vera risorsa naturale importante per l'economia italiana, cioè l'acqua dei fiumi, che produceva energia idroelettrica, era stata assegnata a grandi imprese elettrocommerciali di caratura nazionale. Quindi tu avevi le dighe, il consumo d'acqua in casa, ma da te l'elettricità costava come a Torino e a Milano. Questa cosa qui non bisogna dimenticarla, perché questa cosa qui è la cosa di cui parlano sia i partiti del CLN sia l'ASAR. E la costruzione dell'egemonia democristiana in Trentino non sarà per un fattore naturale. Non è che i preti ipnotizzavano la gente in chiesa, ma sarà perché la Democrazia Cristiana riesce ad avere una classe dirigente che questo problema della gestione dell'idroelettrica è in grado di farlo. Dopo, visto come è finita la sua carriera politica, il fallimento dell'ente regione, Odorizzi, Tullio Odorizzi, il primo presidente della regione, è diventato un po' il cattivo della narrazione autonomistica, quello che non ha capito, quello che non comprendeva, e poi è arrivata la generazione dei giovani, Kessler e Piccoli, che invece hanno capito, hanno fatto, hanno dato, hanno costruito l'autonomia provinciale. Però non ci dimentichiamo che cos'è Tullio Odorizzi nel momento in cui si conquista l'autonomia e che cosa è stata la prima legislatura dell'ente regione. Una prima legislatura che fila liscia senza problemi, come vi dirò. In quel momento, allora, però, un momento di passaggio, 45-46, il Trentino è in piazza per chiedere l'autonomia, ed è in piazza anche l'Alto Adige-Südtirol con la componente tedesca che vuole l'indipendenza. C'è stata una piccola componente della popolazione di lingua tedesca che ha fatto l'opposizione non solo al fascismo, ma anche al nazismo, l'Andrea Soferbund, che viene allo scoperto e dopo la guerra, tra il resto c'è questa cosa per cui il CLN italiano a Bolzano è stato falciato negli arresti di fine 1944, era guidato dal Partito d'Azione,
è stato falcidiato da questi arresti, viene ricostruito nel 1945, nel marzo del 1945, con l'invio da Milano di quello che poi sarà il primo prefetto ed è un grosso dirigente industriale. Quindi è un CLN che riesce a parlare con gli operai comunisti come con i fascisti in nome della difesa dell'italianità, perché se qui i tedeschi ottengono l'indipendenza, smontano la zona industriale, ve ne tornate tutti a fare la fame da dove siete venuti. E questo porta a quella molto discutibile insurrezione di Bolzano dei quartieri operai del 30 aprile del 45, molto discutibile perché è l'intera Wehrmacht in ritirata e sostanzialmente da questo CLN Confindustriale gli operai vengono mandati al macello perché occorreva di fatto che il passaggio dei poteri da parte dell'autorità della Wehrmacht, che si stavano arrendendo gli angloamericani, fosse al CLN italiano e non all'Andreas Hofer-Bund. Dopodiché, nel momento in cui, appena liberata Bolzano, si incontrano rappresentanti del CLN e dell'Andreas Hofer-Bund, sono subito d'accordo nel non essere d'accordo. Perché l'Andreas Hofer-Bund dice: noi vogliamo diventare Austria, il CLN dice: no, noi siamo Italia. L'Andreas Hofer-Bund dice: sì, questi sono stati nazisti, ma sono dei miei, e il CLN italiano risponde: questi sono stati fascisti, ma sono dei miei. E quindi la spaccatura etnica c'è fin da subito, non c'è mai un momento in cui le due resistenze si parlano. Non, i due c'erano stati dei colloqui anche durante la guerra, ma non sono mai approdati a nulla. Non c'è mai stato in quel momento una fase in cui si parlavano. Va a finire che però gli austriaci hanno in mano le carte peggiori, l'Armata Rossa e a Vienna, quindi le grandi potenze, perché non l'hanno deciso né a Roma né a Vienna dove andava messo il confine, l'hanno deciso a Mosca e a Washington e in subordine a Parigi e a Londra. Ma l'Armata Rossa e a Vienna ci resterà fino al 1955. L'Austria non avrà sovranità fino al 1955, come è stato. Gli atti del governo austriaco dovevano essere ratificati dalle potenze occupanti. Il risultato è che gli americani sanno benissimo che nella guerra fredda l'Austria sarà neutrale. Quindi la prima linea del patto NATO, che ancora deve nascere formalmente, ma insomma si sa che ci sarà, sarà il Brennero. Brennero è un confine militarmente molto difendibile. E quindi il confine italiano resta il Brennero, anche perché l'Italia sta di qua. Gli togliamo Trieste fino al 54, gli togliamo l'Istria, gli togliamo tutte le colonie, rimane al Brennero. I sovietici dall'altro lato non trovano motivo di rompere le scatole a un paese in cui comunque è un partito comunista al 20% per fare un piacere a un paese in cui è un partito comunista al 3% quando va bene. E in realtà i sovietici di venire in qua dopo 27 milioni di morti, il venire in qua non era la loro prima preoccupazione, in fondo. E quindi sostanzialmente il confine viene mantenuto al Brennero. Questo vuol dire che Alcide De Gasperi arriva nel settembre del 46 a Parigi e si presenta davanti ai delegati delle potenze vincitrici dicendo: so che in questa stanza tutto, tranne la vostra personale simpatia contro di me, tranne una cosa. C'è solo uno messo peggio di me, il povero Karl Gruber, che è il ministro degli esteri della Repubblica Austriaca, che sì, ha fatto la resistenza, ma c'è pur sempre in mano un trattato di pace che dice: l'Austria è stata la prima vittima del nazismo come paese invaso, ma gli austriaci sono stati dei ferventi nazisti. Il povero Karl Gruber, che ha fatto la resistenza, non può far altro che dire: Alcide, mettimi su un pezzo di carta il fatto che vi comporterete da paese democratico nei confronti dei miei compaesani dell'Alto Adige. Cosa che a lui personalmente serve a poco, in primis nella propria vita politica, perché lui dopo farà l'ambasciatore, avrà incarichi di alto livello come ambasciatore, ma lui poi farà l'ambasciatore. Non avrà un proseguo di vita politica. Dal punto di vista personale, si ritroverà ad essere sputazzato da un veterano mutilato della Grande Guerra in giro per Innsbruck. Quindi De Gasperi Gruber, Karl Gruber, l'ha pagata duramente. Cosa dice questo accordo fatto il 5 settembre 1946?
Agli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e ai vicini comuni bilingui della provincia di Trento sarà assicurata la completa e la popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento sarà assicurata la completa eguaglianza di diritti con la popolazione di lingua italiana nel quadro di speciali competenze volte alla difesa del carattere etnico e culturale e dello sviluppo economico della popolazione di lingua tedesca. Quindi nel De Gasperi Gruber non si parla di noi trentini. Non ci siamo. Si parla della popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei vicini comuni mistilingui della provincia di Trento. In accordo con la legislazione già emanata o da emanarsi, alla popolazione di lingua tedesca sarà garantito in particolare l'insegnamento elementare e secondario nella propria madrelingua, la parificazione del tedesco e dell'italiano nei pubblici uffici e sui documenti ufficiali, come nella topografia bilingue. Il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati negli anni recenti. L'eguaglianza di diritti per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici, per raggiungere una più appropriata proporzione di impiego tra i due gruppi etnici. Alla popolazione delle zone menzionate sarà garantito l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo regionale. Nel quadro delle competenze di autonomia, il quadro nel cui queste competenze di autonomia saranno applicate, sarà stabilito consultando anche i locali rappresentanti della popolazione di lingua tedesca. Il governo italiano, con l'intento di stabilire relazioni di buon vicinato tra Italia e Austria, in consultazione con il governo austriaco, si impegna entro un anno dalla firma del presente trattato a rivedere in uno spirito di equità, di equità la questione delle opzioni per i cittadini. Le opzioni del 1939 del patto Hitler-Mussolini, cioè quando questi avevano preso la cittadinanza di lingua tedesca, cosa che aveva fatto la stragrande maggioranza della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige-Südtirol, a trovare un accordo per il mutuo riconoscimento dei diplomi universitari, il libero passaggio di beni tra il Tirolo del Nord e il Tirolo dell'Est che devono passare per il territorio italiano, sia per strada che per ferrovia, e raggiungere uno speciale accordo per facilitare il traffico di frontiera e lo scambio di certi quantitativi di prodotti caratteristici tra Italia ed Austria. Questo è l'accordo De Gasperi Gruber. Molto semplice, due paginette tra il resto firmate nell'ambasciata italiana a Parigi, quindi proprio una roba che la cui validità giuridica a livello internazionale, voglio dire, segnala il fatto che gli austriaci erano in una condizione di inferiorità schiacciante in quel momento. Gli unici con cui gli italiani potevano fare grossi erano gli austriaci. E difatti ne esce un "per favore Alcide, mettimi per iscritto che vi comporterete da paese democratico". Questo è il risultato. Gli si promette un'autonomia regionale consultando anche i rappresentanti della popolazione di lingua tedesca alle popolazioni sopraddette. Quindi un'autonomia regionale sembrerebbe solo per le popolazioni di lingua tedesca. Ma chi è che poteva andare all'Assemblea Costituente italiana a dire 2 anni dopo Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema le fosse ardeatine? A dire ai tedeschi gli diamo in pratica un governo sia autonomo, ma di fatto uno Stato nello Stato, su una provincia dentro i confini italiani. Per di più, ai trentini che ti chiedevano anche loro l'autonomia. Quindi De Gasperi decide di prendere due problemi e farne una soluzione. L'autonomia sarà data all'intera
Regione Trentino, Alto Adige. In questo modo vi ho dato l'autonomia come promesso a Parigi, ma in una regione in cui la popolazione di lingua italiana è la maggioranza. Questo è l'accordo. I locali rappresentanti della popolazione di lingua tedesca ovviamente non gradiscono, ma qui c'è detto che vi devo consultare. Vi va bene? No, devo consultarlo. E quindi ve lo prendete, vi prendete quello che passa al convento. Tanto se strillate, Vienna tanto non può aiutarvi. Perché non può intervenire fuori dai propri confini, non ha un seggio alle Nazioni Unite, non ha niente a livello internazionale. E quindi nasce. E così si arriva allo Statuto di Autonomia del 1948, in cui appunto l'Italia dà le carte. Statuto di Autonomia del 1948, poi i decreti attuativi che seguono ogni Statuto di Autonomia saranno fatti nel 50-51 e effettivamente saranno un'ulteriore riduzione delle facoltà dell'autonomia. C'è una protesta anche da parte della Democrazia Cristiana in Trentino. Nel frattempo, però, la situazione è cambiata. Lo Stato italiano ha ripreso il controllo. Ha ripreso il controllo su tutto il suo territorio. Clima post bellico inizia a stemperarsi. Torna lo Stato, torna l'autorità. Torna uno Stato che in realtà come personale è ancora quello fascista e anche come leggi ordinarie. Ma torna lo Stato. E quindi, oggettivamente, la condizione di inferiorità dei sudtirolesi è sempre più accentuata e quindi bacia manina che almeno l'autonomia te l'ha andata in quella fase. Momento di restaurazione dello Stato a cavallo tra anni 40 e anni 50. Succede sempre così: dopo una guerra si rompe l'ordine, si ricostruisce l'ordine. Vale in fondo per tutte le spinte al cambiamento vengono stoppate, ma lo Stato si ricostruisce. Contate una cosa, la Corte Costituzionale entrerà pienamente in funzione nel 1955. Lo state building della Repubblica Italiana si conclude nel 1955, un anno dopo la morte di De Gasperi. C'è da definire tutto, c'è da definire i confini, la struttura istituzionale dello Stato, le alleanze internazionali. È un momento di state building. Quindi è un momento in cui una parte del cambiamento viene assorbita e una parte del cambiamento viene fermata. Succede sempre così quando si costruisce uno Stato, di qualunque tipo. E quindi che cosa succede? Che in quel momento, essendo una regione con la popolazione a maggioranza di lingua italiana, si regge su un accordo politico tra l'SVP, Partito di Raccolta della Popolazione di Lingua Tedesca, e la Democrazia Cristiana, partito di maggioranza assoluta tra la popolazione di lingua italiana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in quella fase a dare le carte a livello regionale sono i trentini, dove Tullio Dorizzi, sindaco di Trento fino a quel momento, nel 1948, diventa presidente della regione. E quindi l'impegno centrale, come dire, non cade l'accento sulla difesa culturale ed etnica del gruppo di lingua tedesca, che è come i nostri vicini sudtirolesi altoatesini di lingua tedesca concepiscono lo scopo dell'autonomia, ma cade sull'autogestione delle risorse locali, che è come lo si concepisce in Trentino. E quindi il vero grande impegno, sia pubblicizzato sia praticato, della prima giunta, e su cui Tullio Dorizzi riesce effettivamente a trovare un largo consenso fino al 53, è la lotta per il controllo delle acque. Lo Stato italiano non ha concesso alla regione autonoma il controllo delle acque, il poter dare lui le concessioni idroelettriche, ma ha fatto altre concessioni. Uno, quanto si deve allo Stato in termini di energia elettrica prodotta e di canoni, viene passato alla regione. Poi dal 72 sarà passata alle province. Questo è il motivo per cui i bacini imbriferi montani, ancora oggi in Trentino, sono una delle poche cose in cui ancora ci sono un bel po' di soldini. Perché hai ancora un tot di canoni di energia elettrica, hai inoltre la possibilità per la regione
di essere favorita a parità di condizioni nell'assegnazione di derivazioni a scopo idroelettrico, cosa che sarà usata da Tullio Dorizzi per fare la centrale di Stramentizzo con le acque della Visio, cioè attraverso la SIT, Società Industriale Trentina, società per azioni, ma azioni detenute tutte dal comune di Trento, e attraverso la magnifica comunità di Fiemme, si ottiene con l'appoggio dell'ente regione la derivazione dell'avviso per fare Stramentizzo. Qual è lo scopo di Stramentizzo? Fornire energia elettrica in un momento in cui la nazionalizzazione è ben di là da venire, verrà nel 63 la creazione dell'Enel. Fornire energia elettrica a prezzi contenuti, fare in grande quello che inizio Novecento avevano fatto le piccole cooperative elettriche o i comuni trentini, farlo in maniera adeguata alla costruzione di grandi centrali idroelettriche, a usare l'autonomia per adeguarsi al cambiamento, ma questo adeguarsi al cambiamento serviva a tenere in vita una società di piccoli agricoltori, piccoli allevatori e artigiani, per fornirgli l'elettricità a prezzi più bassi. Questo è lo scopo di Tullio Odorizzi, difendere una società di piccoli proprietari, contadini. E in nome di questo è disponibile a scontrarsi con quelle società elettrocommerciali che in quel momento sono egemoni in Confindustria, egemoni nel capitalismo italiano. E per questo riesce a tirarsi dietro l'SVP, ma persino la piccola opposizione di sinistra in consiglio regionale. C'è uno scambio di battute divertentissimo con l'unico rappresentante del Partito Comunista, che è Scotoni, il quale, Deunter Richter della DC, fa la prima proposta di legge della regione: applicare un'altra voce del primo statuto di autonomia che consente di tassare di 0,9 centesimi ogni kilowatt ora prodotto in regione. Legge la proposta di legge, si alza Scotoni e dice: io voterò contro. Al che Odorizzi gli fa: scusa, tassiamo i padroni e tu mi voti contro. Eh sì, ti voto contro perché non c'è scritto che vuoi mettere un sistema per controllare quanto kilowatt ora producono davvero questi. Che Odorizzi dice: ha ragione il rappresentante del Partito Comunista, mettiamo un articolo, è vero, di questi non bisogna fidarsi. Mettiamo che ci saranno dei contatori regionali per l'energia elettrica prodotta nelle centrali. E questa cosa qui dà l'idea di quanto fosse al calor bianco lo scontro con queste grandi ditte. La Edison si compra il Corriere Tridentino. E dal 49 al 51 spara palle incatenate su Odorizzi e sull'ente regione, ma le fa tutte. Ma l'idea è gli italiani sono discriminati in Alto Adige e Odorizzi è praticamente un sovversivo e ci tassa. Dal canto suo, l'Adige, in quel momento organo della Democrazia Cristiana, pubblica le relazioni di Odorizzi al convegno dei sindaci della montagna, in cui Odorizzi dice: l'energia idroelettrica si gestisce così. C'è proprio una volontà di porsi quasi come un modello nazionale. Quindi è una DC trentina in realtà anche molto interessante quella di quel momento lì. Cioè non è affatto una cosa semplicemente che vive di luce riflessa dell'Alcide a Roma o di controllo assoluto dei preti. È una cosa che riesce davvero a fare egemonia in quella fase. È una DC per molti versi, ma perché è una società molto conservatrice. Intendiamoci, una società in cui a fine anni 40 si volevano licenziare le maestre e le professoresse sposate perché sono tornati gli uomini dalla guerra. Lasceremo mica disoccupati degli uomini se una donna sposata insegna. Cioè, è un mondo fortemente conservatore, questo, quello trentino, dal punto di vista dei rapporti sociali, dei rapporti di genere, eccetera, ma dal punto di vista dal punto di vista sociale, va allo scontro con quelli che sono egemoni in Confindustria. Questa cosa qui è, secondo me, assolutamente da tenere presente, tant'è che a seconda di che cosa si studia, si ha anche di quella DC lì
un'idea completamente opposta, perché io dopo aver studiato le politiche sull'idroelettrica ne avevo quasi un'idea rivalutante appunto di Odorizzi, ma no, questi, anzi, la logica della difesa del bene comune contro il capitalismo sregolato. Poi parlo con Quinto Antonelli che ha studiato invece le politiche scolastiche, mi dice, beh, piam, perché invece vai a vedere in altri settori della società una conservazione invece bella pesante, e che è una dinamica molto ma molto interessante. Naturalmente anche gli aspetti sociali hanno un limite. Le grandi centrali idroelettriche progettate durante il fascismo come Santa Giustina e Santa Massenza in mano alle grandi ditte elettrocommerciali comunque vengono realizzate, e poi si va a vedere quali sono le condizioni di vita e lavoro nei cantieri idroelettrici e sono terrificanti. Il numero di morti è terrificante. Per fare Santa Giustina muoiono 21 persone, per fare Santa Massenza ne muoiono 30. E non è un caso che gli edili sono l'unica categoria professionale del Trentino, a cavallo tra anni 40 e 50, in cui la CGIL a guida comunista è maggioritaria, perché questi erano trattati come gli schiavi. Molti erano anche lavoratori che venivano da fuori, dormivi in condizioni allucinanti, spesso passandoti la stessa branda a seconda dei turni, venivi mandato dentro a morire per cartucce di dinamite inesplosa dentro la roccia, cioè per legge la cosa sarebbe stata: tu fai fori col martello pneumatico nella parete di roccia, dentro quei fori metti la dinamite, tutti fuori si fa brillare la dinamite, si manda dentro il fuochista a controllare che sia scoppiata tutto, e poi si dice: bene ragazzi, ricominciate col martello, portate fuori i sassi e ri poi ricominciate col martello pneumatico. E invece si decide che si riparte subito col martello pneumatico, di fianco a quello che porta fuori i sassi col carrellino, subito qualcuno ricomincia col martello pneumatico, magari c'è la cartuccia inesplosa. Se la tocchi col martello pneumatico ti scoppia in faccia. Questo perché? Perché come scrivono le relazioni dell'epoca, ma le relazioni specialistiche dell'epoca, sia ai convegni dei produttori di energia elettrica, sia ad un'inchiesta che fa a metà anni 50 l'ente regione, la causa degli incidenti è la velocità richiesta nell'avanzamento delle gallerie dell'idroelettrica, e il guadagno più grosso dei produttori di energia elettrica è la rapidità con cui si fanno questi impianti. Il problema è che negli opuscoli dell'ente regione indirizzati agli operai è colpa tua che non ti sei messo gli occhiali, che non ti sei messo l'imbragatura, eccetera. Non c'è nessun discorso di messa in critica di questa cosa. Poi, per carità, la regione non gliene fregava niente se gli operai scioperavano o non scioperavano, tant'è che anche l'atteggiamento della CISL e delle ACLI è molto critico verso i produttori di energia elettrica. Però sostanzialmente me ne frega poco. Cioè, non c'è questo afflato sociale che c'è, è un afflato sociale sulla difesa di una società di piccoli proprietari. Quando diventi salariato, anche se magari poi sei salariato per pochi mesi l'anno, perché poi il resto dell'anno sei piccolo proprietario, però nel momento in cui diventi salariato edile, cioè prega Dio, e se hai qualche problema rivolgiti alla CGIL, perché è l'ente regione che ti ha difeso e ti ha tutelato con delle politiche sociali che vogliono far sì che tu, piccolo proprietario, sopravvivi, però nel momento in cui entri in un cantiere idroelettrico sei fuori dalla sua competenza. Anzi, tra virgolette, il caporale è la ditta edile locale. Non è, cioè, chi fa gli impianti, è la proprietà degli impianti, sta a Milano, sta a Torino, è la Edison cattiva contro cui l'Adige scrive articoli di fuoco sul capitalismo senza cuore. Ma l'intermediario tra il salariato e la grande impresa e poi la piccola ditta edile locale, e quindi qui c'è questa contraddizione, che
che viene scaricato su una parte molto minoritaria della popolazione, ma questa, cioè, non sei fuori dai meccanismi complessivi. L'idea di Tullio Dorizzi di si capisce grandezza e limiti di Tullio Dorizzi. Facciamo una regione che ci protegga, ci consenta di adattarci al cambiamento, ma senza cambiare troppo. Che è il mood dei Trentini, era lo stesso mood che aveva portato la botta di consenso all'Alpenforlan. Mondo cambia, c'è casino, cambia troppo rapidamente. Piano, 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 piano. Ed è il motivo per cui la Democrazia Cristiana riesce ad assorbire tutta la base sociale dell'ASAR. Movimento di massa tra 45 e 46, ma assolutamente non significativo nelle urne nel 1948. Quindi questo passaggio qui c'è, è molto importante e funziona bene questa interregione guida Tullio Dorizzi fino al 1955. 1955, Alcide De Gasperi è morto. L'apparato dello Stato, no. L'apparato dello Stato è ancora quello del regime. Quindi per una minoranza linguistica come quella tedesca non è facile. Poi, andare a vedere i dati, ha dimostrato che la cosiddetta marcia della morte, cioè l'aumento della popolazione italiana e la diminuzione di quella tedesca, non era vero. Cioè non era vero che loro correvano il rischio di diventare una minoranza nella loro terra e che quindi quello che ha fatto partire tutta la serie di eventi che ha portato a, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che è stata la costruzione di case popolari a Bolzano. Qui loro hanno detto, ah, chiameranno altri italiani e ci faranno diventare minoranza. Tutto questo discorso qui non aveva delle basi, però si capisce che parte del De Gasperi Gruber era oggettivamente lettera morta, non c'era nessuna parità nell'accesso ai pubblici uffici. Cioè, il fatto di avere una pubblica amministrazione che comunque era refrattaria ad assorbirti, uno Stato che comunque le cose te le faceva pesare. In quel momento l'Austria ha di nuovo la possibilità di avere una politica estera, e con chi la vuoi avere? Per la questione del Sudtirolo. E c'è una nuova generazione di dirigenti dell'SVP. E questo ci porta alla crisi dell'ente regione, e quindi alla crisi anche della prospettiva politica di Tullio Dorizzi, che non sa più come tenere in piedi questa regione, e arrabattandosi finisce per farsi ostracizzare da tutti, anche dal proprio partito, perché fa tutti gli errori che si potevano fare, oggettivamente perché gli è saltato il piano. Ma gli salta il piano nella seconda legislatura. Ci sono anche proprio delle foto di inizio legislatura di Odorizzi di fianco a Silvius Magnago, e si vede proprio nell'atteggiamento fisico. Magnago con la testa un po' chinata e Odorizzi a petto in fuori della serie. In questa regione c'è un socio di maggioranza, ragazzino. E puoi anche aver fatto fuori quelli della tua generazione, della mia generazione, del tuo partito, ma in questa regione comando io. E questo Silvius Magnago non lo accetta. E si arriva all'Os von Trient, 1957. E vogliamo un'autonomia a parte rispetto a quella di Trento, alla crisi e al blocco dell'ente regione. E intanto è una nuova generazione che è quella di Kessler che in Trentino scalda i motori e quando diventa evidente la crisi e la paralisi dell'ente regione, inizia a dire, boh, conta la provincia e inizia a muoversi. Sociologia, piano urbanistico provinciale, con anche una serie di ingenuità, perché uno vede le copertine della rivista Il Trentino negli anni 60, che era la rivista della provincia, ed è pieno di autostrade che attraverseranno il Trentino ovunque. Problemi ambientali, problema ambientale non esiste, sono gli anni 60. Quindi atterreremo sulle montagne, ti fanno vedere il Piper che atterra sulle piste da sci. Cioè, proprio sviluppismo sotto steroidi, ma d'altronde i trentini venivano fuori dalla miseria. Si erano anche rotti le scatole di stare in quel mondo anche così conservatore. Tant'è che
C'è gente, mio padre racconta sempre di una cassa panca intarsiata, bellissima, che mia nonna ha venduto per avere in cambio un armadio di compensato di pessima qualità. Perché? Perché la cassa panca è vecchia. Non voglio più avere i vestiti assieme a tutto quanto ripiegato nel sottoscala. Voglio in camera l'armadio, 4 stagioni, bello. Moderno, poi negli anni '80 ti verrà il rimpianto del passato. Allora ci siamo andati a rifare gli abiti tradizionali, magari inventandoli, perché poi c'è sempre l'elemento che quando la tradizione è morta poi te la reinventi. Perché quando mi dicono no, ma gli abiti degli Schutz sono i nostri abiti tradizionali perché sono stati disegnati da un pittore. Tedesco che è passato di qua nel 1830, mi viene da dire scusa, ma perché sono tradizionali quelli del 1830, non quelli del 1850, del 1790? Perché la tradizione, quando è viva, continua a modificarsi. Continua a modificarsi. Quando dici questa è la tradizione, vuol dire che è una cosa che è morta. Cioè, quello che ci hanno insegnato Osbam e Roper, appunto, con l'invenzione della tradizione. Quando tu dici questa è una tradizione, vuol dire che non è più nella tua vita quotidiana. Tant'è che le ricette tradizionali, quando sono tradizionali davvero, cambiano da famiglia a famiglia. Uno può dargli una continuità nella sua famiglia, ma si differenziano. Il modo in cui si fanno i canederli, il modo in cui si fa il Felten. Cambiano da famiglia a famiglia. Perché? Perché li facciamo davvero. Se i trentini e le trentine non sapessero più farsi queste cose e venissero fatte in maniera standardizzata da poche ditte che, come dire, si rivendicassero la tradizione, lì sarebbero standardizzate, ma vorrebbe dire che la popolazione non le fa più. Quindi quando io riesco a dirti questa è la tradizione ed è così e non cambia, vuol dire che non è più una cosa viva a livello popolare. Tant'è che è una cosa che ha bisogno per continuare a darsi solitamente di un'istituzione, la Chiesa, le università, una monarchia, un esercito, esempio classico di istituzioni che sono in grado di tenere in vita una tradizione secolare o plurisecolare. Ma l'idea di una tradizione popolare sempre uguale a se stessa è una contraddizione in termini. E questo è valido, è vivo in tutto il mondo. È valido in tutto il mondo. Per esempio, ricordo Erbil nel Kurdistan iracheno, il museo etnologico che ti fa vedere i costumi delle varie popolazioni curde e sono diversi l'uno dall'altro. Voglio dire, anche lì c'è comunque un tentativo molto discutibile, perché ti fanno vedere la mappa del Kurdistan ed è solo il Kurdistan iracheno, ti vedono, scusa, le altre quattro parti? A chi governa il Kurdistan iracheno non ha piacere che si parli delle altre 3 parti del Kurdistan. Ma è anche lì un tentativo di fissare, però hai dovuto fare un museo, un po' di serietà. E ti fanno vedere che le cose cambiano, cioè la standardizzazione, anche quando è standardizzazione delle tradizioni, in realtà è la modernità. Cioè è la modernità che arriva, che ti porta, o quantomeno l'istituzionalizzazione. Questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare, ma in quel momento, negli anni 60, i trentini volevano la modernità. Erano assetati di modernità, volevano la plastica, volevano gli impianti di risalita ovunque, volevano le fabbriche. E mio nonno, che stava a Rovere della Luna e faceva il direttore di una cantina, si trasferisce a Mori perché? Perché Gozinco è Fioi. E lì vicino ci sono le fabbriche di Roveretto. E io voglio che i miei figli abbiano un'ampia scelta tra le possibilità di lavoro, nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura. E quindi questa è la spinta di quel momento, una spinta assolutamente forte alla modernità che Bruno Kessler riesce a incarnare benissimo
anche essendo rassicurante. Cioè, Bruno Kessler era l'uomo che andava a caccia in Val di Sole e dopo la caccia, nella sua baita, riuniva questo cenacolo di intellettuali che in realtà venivano da tutta Italia, che quindi era proprio il contrario della chiusura, e diceva: bene, cosa si fa nella scuola? Come se c'era una voglia di programmare il futuro e anche una capacità di farlo, cioè lì il potere politico pesava, cioè puoi fare una cosa come il piano urbanistico provinciale. Pensate solo a farla oggi, il piano urbanistico provinciale. Cioè dire: qui ci facciamo l'industria, qui ci facciamo servizi, qui è area turistica, qui è parco naturale. Provate oggi ad andare a dire: boh, qui si apre un'azienda, quindi questa azienda deve avere manodopera, quindi qui in zona non è che puoi pensare a chissà quale sviluppo turistico. Se pensavi di affittare case ai turisti, no. Provate ad andarlo a dire oggi. All'epoca veniva naturale. Fatto l'industria, boom, qui ci sviluppiamo nell'industria. Anzi, che bello, i nostri figli avranno il posto di lavoro in fabbrica meglio che spaccarsi la schiena nel campo. Quello era il ragionamento, era un ragionamento assetato di futuro in un'epoca in cui si credeva tanto al futuro. Mentre oggi accade il contrario. Mio figlio, chissà di che cosa campa, vara che glasso, do pezzi de ca, in uno ci vive, l'altro l'affitta, e almeno di fame non muore. Cioè, è veramente, è passato, storicamente sono passati 60 anni, è passata una generazione. Ma era un mondo completamente diverso. E il bello è che intanto che c'è questa spinta al futuro, abbiamo praticamente la guerra sulla porta di casa. Perché 1961 c'è la notte dei fuochi e tirano giù gli indipendentisti sudtirolesi, a cui quello che dicono Magnago e l'SVP non basta, tirano giù più di un centinaio di tralicci. E dopodiché arresti, rastrellamenti da parte dello Stato italiano. Qualcuno di questi indipendentisti muore in carcere, arriva un'altra infornata, che non sono più sabotatori, sono terroristi, cioè non mirano più al traliccio, fanno saltare in aria poliziotti, soldati dello Stato italiano. Cioè, qui vedete la strage di Cima Vallona, due ufficiali, un sergente e un alpino uccisi in cadore dalle mine dei terroristi, messe sul confine dove sapevano che passavano le pattuglie italiane. Questa è la morte dei due poveri Foti e Martini, che si rendono conto che c'è una bomba nella sala d'aspetto della stazione di Trento, la portano fuori e gli scoppia in mano. Cioè, questa è la dimensione. Non abbiamo relativamente pochi morti, anche dall'altro lato, intendiamoci, perché quello di questi indipendentisti sparato nel sonno da un infiltrato che lavorava per i servizi segreti italiani, quello che poi ferisce il padre della Eva Kloz, che attraversa le montagne e raggiunge l'Austria ferito, per carità. È una situazione che poteva diventare di modello nordirlandese. Non lo diventa perché? Perché la politica fa il suo mestiere. Si fa già nel 61 la commissione dei 19. Ora io quando vado a spiegarlo nelle classi faccio sempre un warning. Lo so, ora vi dirò una cosa che mi direte: vabbè, è una favola oppure è Star Trek. Cioè, hanno fatto una commissione di studio e guardate che hanno studiato davvero. Cioè, c'erano dei politici davvero in grado di prendersi libri, testi, cose di per centinaia, migliaia di pagine e studiarsele e discutere per anni. Non discutere sui social, farsi la battutina acida, l'ho asfaltato e anche per oggi abbiamo fatto giornata. No, discutere, continuare a discutere finché non si trova un accordo. E questi erano rappresentanti dello Stato italiano, della popolazione italiana di Bolzano, della popolazione tedesca e della popolazione trentina. Sono andati avanti per anni finché nel 63 già non possono annunciare nuovi poteri alla provincia, cioè che inizieranno a delegare
parte dei poteri della regione, dello Stato, alla fine praticamente tutti i poteri della regione, all'ente provincia. E questo porterà al secondo statuto di autonomia del 1972 e farà finire di fatto anche il rischio di violenze, attentati, che è una cosa. Ecco, questo appunto è lo sviluppismo del Trentino negli anni di Kessler, i viadotti della Vallarsa. E a noi oggi può sembrare appunto un po' cringe questo sviluppismo. Guarda, ti faccio vedere quanto sono belli i viadotti. Ma mettetevi nei panni di chi stava in Vallarsa fino a quel momento e doveva venire giù a Rovereto per una specie di mulattiera. E questo è il cambiamento della società. 1951 la maggioranza dei trentini, il 40,007, è ancora impiegato in agricoltura, il 32,77 nell'industria. Nel 61 la cosa è cambiata. Il 25,58% nell'agricoltura e nell'industria il 39,60. Nel 71 addirittura il 42%, il 42,56% nell'industria, solo il 14,5% in agricoltura e il 43,30% nei servizi. C'è anche uno sviluppo impressionante per una società che non aveva avuto fino a quel momento un'università, un'università che quindi una società come quella trentina che aveva pochi laureati, uno sviluppo impressionante sull'ambito dei servizi, che è anche uno sviluppo turistico, una cosa veramente non da poco, naturalmente con una quantità di contraddizioni, cioè questa cosa sta in piedi, ecco. Io ricordo sempre dal libro dell'ultimo del presidente Postal che lui racconta la dunata delle Aquile. E uno capisce che la dunata delle Aquile, cioè la protesta del Trentino Medio contro i sociologi, dopo giornate di contestazioni, anche scontri con la polizia, tra gli studenti e la polizia, arriva, come dire, la reazione del Trentino Medio che va in piazza e che venne raccontata, e lo fu anche un sommovimento reazionario, vogliamo dire che reazionario, sì. Dopodiché io ricordo che 5 anni dopo il servizio d'ordine del PC fa botte con gli autonomi in Piazza Maggiore a Bologna, quindi faccio fatica a vedere le differenze, diciamo, se non come una spaccatura generazionale del fatto che la generazione prima, che sia democristiana o comunista, che ti dice che cosa rompi le scatole? Ma che cosa rompi le scatole? Io vengo fuori dalla miseria, questi ci hanno portato a star bene. E la generazione giovane che vede anche dei problemi che quegli altri non vedevano e che si ribella a torto o a ragione, però ripeto, lo vedo comunque come due grandi movimenti popolari che comunque erano figli della società dell'immediato dopoguerra e non capiscono, ma non era neanche la loro funzione di capire il malessere giovanile. Poi, appunto. Qualcuno vi dirà che il 68 a Trento è stata una cosa tanto bella e nobile, mentre il 77 a Bologna è stato brutto, sporco e cattivo. Ma quello è un problema di chi ha messo quale sedere su quale poltrona, dopo aver fatto quale movimento. Io faccio fatica, francamente, a vedere le differenze per cui i 68ini sono tanto buoni, quelli del 77 tanto cattivi. C'è una continuità, diciamo. E come c'è un'affinità anche tra il modo di gestire il potere della DC in Trentino e del PC in Emilia Romagna, anche come obiettivi in realtà, anche come obiettivo di avere un welfare diffuso. E però sulla società trentina a me viene da notare una cosa. Il cambiamento kessleriano sta in piedi perché c'è anche un partito che a un certo punto, contro il parere di Kessler, perché Kessler, certo, la dunata delle Aquile non gli piaceva, andate in piazza a contestare la mia facoltà, però è comunque la Democrazia Cristiana e quindi riesce a incarnare tutte le spinte, sia quella più al cambiamento, apriamo sociologia, sia quella più alla conservazione e basta casino. Cioè, è interessante questa dinamica qui.
Per cui non facciamo il rischio di fare solo l'elogio del grande amministratore, perché vorrebbe calare una politica di questo secolo sul secolo precedente. I partiti avevano un ruolo e ce l'avevano come? Di mediazione vera e quindi anche di democrazia vera, non plebiscitaria, non di monarchia elettiva una volta ogni 5 anni. Poi uno poteva discutere che nella sezione della DC appunto ti trovavi quello che diceva cos'è tutti sti capelloni e ste donnacce con la minigonna. Come nella sezione del PC ti beccavi ancora il vecchio operaista Secchiano che ti faceva sapere che lui il mitra in cantina l'aveva tenuto. Ma questa roba qui ha costruito la democrazia. È il fatto di avere quelli che amministravano e facevano politica che si prendessero il tempo di parlare col vecchio alpin piuttosto che col vecchio partigiano che dicevano magari cose molto ma molto discutibili, questa cosa era democrazia. E quando hai smesso di farlo, forse la democrazia è iniziata a morire. Cioè, quando o le cose me le dici bene, studiatino, da articolo di fondo sul quotidiano, da quotidiano di alta tiratura e con le parole del professore universitario, la gente è iniziata a mandarti a quel paese, forse. E questo è un aspetto da forse che dovremmo tenere presente e anche del lavoro di educazione che hanno fatto i partiti, con tutte le loro contraddizioni, perché adesso Bruno Kessler c'è il famoso aneddoto, ma c'è nella sua biografia. Quella che abbiamo pubblicato come Fondazione Museo Storico del Trentino, lui era anche deputato a Roma, un giorno si ferma sull'Appennino Tosco-Emiliano in un'osteria a mangiare e si avvicina un camionista che gli dice: Presidente, io sono della Val di Sole, sono 20 anni che giro sui camion, mi piacerebbe tirarmi vicino a casa, non mi può assumere in provincia? Sì, dammi il nome che ti faccio assumere come autista in provincia. Questo aveva un omonimo, hanno assunto l'omonimo. Questo va in provincia da Kessler a lamentarsi, è il mio posto! Tranquillo, abbiamo molte macchine. E dopo un po' è stato assunto anche lui. Cioè, la prima Repubblica era anche questo. Detto questo, io qualcuno che fa il camionista inizia ad andare sopra i 50 abbondantemente, lo vedo com'è quando arriva a casa dal lavoro ogni tanto. E forse qualcuno che gli dia un lavoro più vicino a casa e riposante, lo chiamiamo voto di scambio. Sì, ma quello viveva meglio, eh. Cioè, poi anche i moralismi a un certo punto, se il moralismo è che ti porta a dire che si fanno i sacrifici, ma poi tanti sacrifici li fanno sempre gli stessi che li hanno sempre fatti, ma forse preferisco la Prima Repubblica. A un certo punto, almeno do case popolari le davano, la gente non moriva a 70 anni come quello che è morto oggi in Sicilia, 71 anni è morto sul lavoro. Cioè, non, se quelli, se appunto la Prima Repubblica non mi sembrava poi così male. Poi nel contesto europeo. Se voi vedete tutti, ho messo la fiammella in questa mappa su tutti i conflitti nazionali che hanno provocato morti e conflitti armati, ci siamo anche noi nel club. Ma per fortuna da noi è stata molto ma molto più ridotta la cosa senza arrivare a livelli baschi o a livelli nordirlandesi. Poi si può ragionare sul fatto che la pace nel secondo statuto è stata una pace nella separazione, che a Bolzano, in comune tra italiani e tedeschi, non erano neanche le squadre di calcetto. Questa secondo me, è la cosa su cui Alex Langer ci aveva visto giusto. Però anche lì era la generazione dopo. Tanto dovevi far sfreddare la cosa, cioè non mi sembra un risultato da poco. Certo. Dire che quella cosa lì non si può cambiare, che la pace la si può fare solo così, con un meccanismo che è così terrorizzato da qualunque forma di conflittualità a Bolzano, o vieni cooptato o ti fanno terra bruciata intorno. Cioè, hanno
provato a fare un attimo di movimento di contestazione ambientale, subito venite qua ragazzi, allora facciamo l'iniziativa con voi, volete fare la protesta? Certo, allora versate l'inchiostro, ma nell'iniziativa istituzionalizzata dentro una manifestazione diretta della Vasca, del museo, in un'iniziativa provinciale. Cioè, o sei subito cooptato dalle istituzioni o altrimenti tutti terrorizzati. Perché dobbiamo anche vedere i limiti di quella pacificazione lì. Però meglio che sia arrivata prima delle decine di morti che dopo le decine di morti. Cioè, e comunque dal punto di vista tecnico è un modello. Cioè, io mi ricordo a Kobane, quando sono andato giù nel 2018 con l'orfanotrofio finanziato a vedere che avessero costruito davvero l'orfanotrofio finanziato dalla provincia autonoma di Trento, e mi ricordo questa che era chiaramente un quadro, comunque una militante del PKK, che dice: ma quando a noi, che gli ho spiegato come funziona la nostra autonomia, dice: quando lo Stato turco ci dà istituzionalizzato e messo nero su bianco quello che avete voi, per me è a posto. Cioè, si fa la pace il giorno dopo. Dopodiché, chi di loro conosce la nostra realtà ti dice: sì, ma voi avete verticalizzato troppo. Non avete più una democrazia effettiva. Potreste in ogni paese, in ogni quartiere, dire alla gente: venite che discutiamo, abbiamo tutta l'autonomia che ci serve. Ci dicono: dal punto di vista legislativo, avete tutto quello che serve per fare una società davvero democratica. Dice: la cosa per noi inspiegabile è come mai la gente non partecipi. Come mai non sia democratica nella vita quotidiana? Che è effettivamente una domanda interessante sulla nostra autonomia, perché qui abbiamo le competenze per fare qualunque roba, tecnicamente. Quindi il problema del perché l'autonomia è così teorica per tanti trentini, perché non è una possibilità, un'assunzione di responsabilità nella propria vita quotidiana. Cioè, questa potrebbe essere, secondo me, una domanda se uno si vuole davvero porre il problema del futuro dell'autonomia. Dopodiché, i risultati raggiunti sono stati impressionanti. Se io ripenso al De Gasperi Gruber, tanto criticato dai vicini sudtirolesi, e oggettivamente sì, lo ripeto, è stato dire l'Italia dalle carte in questa fase, e più di così non vi possiamo dare. Vedete, sono proprio le garanzie minime che uno Stato democratico dovrebbe stabilire. Però pensate una roba. 2 anni dopo, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, le Fosse Ardeatine, eccetera, eccetera, un primo ministro italiano firma un accordo in cui dice: lasceremo che chi della popolazione sudtirolese di lingua tedesca ha preso la cittadinanza del Reich di Hitler, e i loro maschi adulti hanno combattuto nell'esercito di Hitler, gli ridaremo la cittadinanza italiana e il diritto di tornare nella loro terra. La cosa che mi ha fatto impressione è quando ho scoperto che c'è una risoluzione ONU del 1949 che imporrebbe agli israeliani di fare la stessa cosa con i palestinesi. Cioè di dire: chi ovviamente accetta di vivere in pace con i propri vicini e di seguire le leggi di Israele, dovete dargli la possibilità di tornare. Quanto questa cosa avrebbe sgonfiato quel bubbone che è diventata Gaza? Perché comunque 200.000 palestinesi erano rimasti nel 48 dentro i confini israeliani, e quelli mi pare che non siano un problema né di ordine pubblico né militare, eccetera. Poveretti, sono divisi tra avere una cittadinanza e avere una lingua, cultura e religione di un altro tipo. E quindi non si riconoscono né negli ebrei israeliani né negli arabi palestinesi in molti casi. Cioè, a me è capitato di parlarne con alcuni ed è straziante sentirti gente che dice: penso che il mio compagno di classe israeliano magari ora sta sparando i miei parenti che stanno a Gaza. Cioè, è straziante per loro e immedesimarsi in entrambe le parti in un conflitto del genere. Però, voglio dire, l'esempio che ha dato lo Stato italiano con quell'accordo, che ripeto, i sudtirolesi diranno sempre peste e corda, e corna la battuta di non so se fu Magnago a dire: se la Chiesa beatifica De Gasperi, io smetto di andare a messa. Cioè,
ci fu l'impressione di aver avuto una bella fregatura dallo Stato italiano. Però devo dire, la pace si fa così. Cioè, è un modello. La pace si fa così. E questo mi porta anche a pensare come raccontare le storie. Cioè, questi 2 anni dopo, appunto, tornate. Non proprio scordammoci il passato, ma insomma, tornate. Cioè, anche il continuare a ribadire tu mi hai fatto questo, io ho subito quest'altro, magari non da te, ma cioè, piano a un certo punto. E anche capire appunto che ciascuno ha la propria memoria, il proprio dolore, ma a un certo punto devi trovare un modo di convivere. Perché se ne fai invece una questione identitaria, dopo non si calmerà mai, non si calmerà mai questa cosa. Ecco, e da questo punto di vista siamo un modello dal punto di vista internazionale. Come è stata costruita la pace qui? Ma è stata costruita appunto, io sfaterei un po' questa cosa che a un certo punto dagli anni 60 in poi, miracolo. Anche il De Gasperi Gruber era problematico per certi versi, ma impostava già alcune cose che se non fossero state impostate non parleremmo di nessuna convivenza. Cioè, lì era l'anno dopo che era finita una guerra mondiale, voglio dire, eh. Boh. Grazie, non so se avete delle domande. Passato austriacheggiante De Gasperi nella sottoscrizione dell'accordo De Gasperi e soprattutto è solo per tenere sotto controllo i sudtirolesi o gli altoatesini di madrelingua tedesca che ha agganciato il Trentino al Sud Tirolo, o è stato il contrario, che lui ha voluto estendere i benefici del Sud Tirolo al Trentino? E ancora, perché De Gasperi non si è speso per tutelare gli italiani istriani che sono stati perseguitati e costretti alla fuga e non hanno avuto il benché minimo appoggio dall'Italia che gli ha dato le spalle in quel periodo e anche lui. Capisco che dietro c'era un regime comunista e la Russia che appoggiava Tito e quindi non era un'impresa facile, però per quanto fosse un'impresa, forse sarebbe stato il caso che De Castro di Perez avesse tutelato quella povera gente stata senza che lui abbia preso la mano. Grazie. Partirei dalla fine, Intanto perché Tito ha dietro l'URSS, ma fino al 48. È perché lì ammetto che di non saperlo, non mi azzardo a dire come mai le cose sono andate in un determinato modo, perché occorrerebbe, e ci sono, degli studi molto approfonditi, per esempio sull'ufficio zona di confine è stato pubblicato un volume di cui dovrei rileggermi approfonditamente la parte sul confine orientale per capire lì cosa si è messo in moto. Lì si è messo in moto senza dubbio una serie di fattori molto complessi, dovuti alla convivenza tra due popolazioni in un posto dove il livello di violenza era stato molto elevato. Appunto, come ho detto la volta scorsa, le foibe non provocano direttamente l'esodo,
ma le foibe pesano sull'esodo. Cioè, il fatto che la gente non fugga in massa quando questi fanno le foibe non vuol dire che quando poi nel 47 ti dicono cittadino italiano jugoslavo non ti ricordi delle foibe dell'anno e mezzo prima. Cioè, lì, ecco, ma anche prima l'aspetto dell'occupazione fascista, di 2 anni di guerra sanguinosissima, cioè di tutto. E quindi ci sono una serie di meccanismi per cui non è, allora, di sicuro non è solo la tutela di un gruppo linguistico, quello che si gioca sul confine orientale. Quello che si gioca sul confine orientale è anche il ruolo di un ceto medio che, per definizione, per come si è impostato il regime jugoslavo e per il peso assolutamente ridicolo che avrebbe avuto la minoranza italiana all'interno di quel regime, quel ceto medio non poteva avere un ruolo all'interno del ceto medio italiano. Cioè il ceto medio sloveno-croato poteva essere cooptato nel regime jugoslavo. Ma chi glielo faceva? Ma non c'era né una motivazione per cui il regime dovesse cooptare un ceto medio italiano, né perché un ceto medio italiano dovesse farsi cooptare da quel regime. E quando un ceto medio se ne va da un territorio, la classe lavoratrice lo segue. Perché puoi persino aver fatto la resistenza con gli jugoslavi e può anche piacerti di massima il socialismo. Ma quando ti dicono il prete se ne va, il maestro di scuola se ne va, il segretario comunale se ne va, e il regime jugoslavo è ben intenzionato a mandarseli via, tu dici, tu inizi a sentirti davvero straniero nella tua terra. Cioè, questa cosa qui a me spiega anche come mai i conflitti nazionali, quelli che ci credono davvero, sono i cetoni medi, ma si tirano poi dietro tutti. Cioè, secondo me c'è Ma questo meccanismo qui. Allora, calma un attimo. Gli jugoslavi magari dovevamo scappare. sì, no, cioè c'è l'opzione, tant'è che gli esuli istriani dicono noi abbiamo scelto di essere italiani. Cioè, è questa cosa qui che quando loro stessi dicono noi siamo italiani 2 volte perché abbiamo scelto l'Italia, io questa cosa darei valore all'aspetto della scelta, che per loro è un elemento identitario molto forte. Cioè, non la negherei questa cosa. A volte ho un po' paura che subentri questo meccanismo. Cioè, io non negherei il fatto che lì c'è stata una scelta. È una scelta che è un motivo anche di dolore, ma anche di fierezza, perché andremmo a prendere una componente della popolazione a negare un pezzo importante della sua memoria. E in questo senso, di sicuro il regime jugoslavo voleva liberarsi di ogni forma di rappresentanza dello Stato italiano e quindi dei ceti medi. E quelli vengono colpiti sia nell'immediato dopoguerra con le foibe, sia con meccanismi repressivi, sia messi al bando. In quel senso, sì, li volevano mandare via, sì, non li volevano mandare via tutti. Cioè, in quel senso penso che la cosa sia sfuggita di mano. Certo, volevano il controllo assoluto della società. E Il problema è che quindi stato italiano che non ha fatto niente, al di là di i tutte le margini, cose io non so i fatte. margini, io non so i margini. Allora, se li avessero, pongo questa domanda, qui non ho una risposta. Se li mollavamo un po' di criminali di guerra veri, trattavano meglio gli istriani? Io non lo so questa cosa. C'è un aspetto, di certo gli esuli istriani sono stati sacrificati perché vi siete presi i beni degli esuli, quindi quei danni di guerra per l'invasione del 41 stiamo a posto. Sì, stiamo a posto. In questo senso gli esuli istriani di sicuro sono stati sacrificati. Questo è palese. Questo è palese. E poi tu hai avuto centinaia di migliaia di persone che si riversano in Italia, un'Italia innanzitutto piena di profughi,
Cioè, contiamo questa cosa. È un'Italia piena di profughi, è un'Italia in macerie, un'Italia da cui passano tutti. Quelli che scappano dai paesi dell'est o da qualunque posto in Europa che si vogliono imbarcare per l'America, gli ebrei che si imbarcano e vanno per la Palestina, e vanno in Palestina, gli esuli istriani, quindi tu, un paese in macerie, un paese in cui appena inizia la ricostruzione inizia anche lo spostamento dal sud al nord. Quindi un mucchio di gente che va ovunque sta accampata nelle macerie. Quindi noi oggi facciamo fatica, noi oggi ci domandiamo ma come non si sono accorti di queste centinaia di migliaia di persone? Se parlo con un'amica di Napoli mi dice, ah ma noi fino agli anni 70 avevamo la gente che dormiva nei silos a Napoli. Cioè, ma anche nelle memorie, cioè a Torino hanno raccolto tantissime memorie di esuli istriani, uno ti dice sì. Tiravamo il tramezzo in questa ex caserma, mettevamo una coperta per avere un po' di privacy la nostra famiglia, e di là c'era una famiglia meridionale. Cioè, è uno sbalestramento completo. No, il profugato è una cosa precisa, per carità, il profugato è una cosa precisa, però occhio nudo, in quel mulinello lì, D'altra parte, Tito disse una volta che il periodo che non amano più di essere, disse: guardate, sono delle cose. E se avessimo voluto, non potuto, voluto, potevamo arrivare fino a Milano. Sì, lui faceva lo spaccone. Faceva lo spaccone, ma Lui faceva lo lì spaccone. no? Sì. Sudditanza di No, così, sì, nei confronti lui. è soltanto questa. Anzi, tra il 48 e il 56, il Partito Comunista di Trieste, Vittorio Vidali, ce l'aveva fonda con Tito. Mandò qualcuno a provare ad ammazzare Tito e non ce la fece. Ma il lavoratore, organo del Partito Comunista del Territorio Libero di Trieste, parlava di compagni martirizzati dalla dittatura fascista titoista, o elemento di provocazione della NATO contro i paesi del socialismo. Tant'è che quando Togliatti del 56 gli disse: Vittorio, basta, ci distendiamo anche con Tito. Vidali rispose: devo chiedere cosa ne pensano i compagni. Intendi in federazione? No, intendo quelli che ci sono ancora e quelli che non ci sono più. Tant'è che nella sua biografia Vidali con Tito ce l'ha molto fonda, come una parte del PC, cioè i cosiddetti Sì, cioè. mi piacerebbe tornare sul punto delle due province, ovvero affrontare il tema del terrorismo. Il tema del terrorismo, cioè la questione pesante di queste due questioni. Allora si decide di dire tutto che comincia ciascuno a un certo passo del terrorismo. Ma questo ha aperto la strada al sottile Certo, il vincolo regionale è oggi un fantasma. allora, dove la necessità di scavalcare il tutto attraverso le Eh sì, perché riacchiappare diciamo, dal punto di vista. assolutamente, e pongo anche un'altra cosa. Abbiamo un aspetto di metodo profondamente diverso tra noi e i nostri vicini, che per loro l'autonomia serve alla tutela del loro gruppo linguistico, per noi serve l'autogestione delle nostre risorse. Con la nostra fragilità, che l'autogestione delle risorse però richiede un progetto, e quindi quando fallisce un progetto politico e se ne afferma un altro, devi risettare completamente la tua identità in quanto trentino. Perché un conto è l'identità dei trentini sotto Dorizzi, guardiani al Brennero, conto è l'identità dei trentini con Kessler. Un conto è l'identità dei trentini Mitteleuropa, un conto è l'identità dei trentini di oggi. Cioè, devi risettare completamente la tua identità a seconda del progetto politico prevalente in quel momento. Esiste impegnato il diritto alla c'è mai stata una richiesta da parte di Trentino, comunque di qualche rappresentante, di ottenere la gratuità
diciamo, dell'energia elettrica per la famiglia. Beh, hai un no, hai una concessione di energia elettrica agli enti locali gratuita. Hai una cessione agli enti locali. Quali però poi. Possono poi decidere, però la concessione di energia elettrica agli enti locali gratuita, quella sì. Il grande mercato oggi dovete energia se la gioca con tutti gli altri gestori. Ma lì siamo già in un'altra dimensione. Poi porrei anche una questione, e mi ricollego a De Gasperi. De Gasperi non solo era stato a Vienna, era stato in Vaticano. Tutta la classe dirigente della Prima Repubblica è una classe dirigente che ha un afflato internazionale, perché quasi tutti i leader di partito sono stati all'estero. E anche non solo i leader di partito, anche le persone a loro più vicine. È una generazione che parla svariate lingue, che ha contatti internazionali molto solidi. È una generazione così incredibilmente poco provinciale nella politica italiana. Non c'è confronto con le generazioni precedenti e successive che detengono un ruolo nella vita politica italiana. Quanto sono stati all'estero? Cioè, anche fino ad oggi. Cioè, questa cosa la trovo impressionante. Credo che gli abbia fatto un gran bene e gli abbia aiutati a concepire, cioè a me colpisce nel ragionamento autonomista di De Gasperi, l'insistere sull'efficienza. Le autonomie locali miglioreranno se ti dimostrano di essere meglio dello Stato centrale. Mentre a me colpisce quanto il linguaggio autonomista, regionalista, eccetera, non solo in Italia, scimmiotti lo Stato-nazione. Voglia scimmiottare lo Stato-nazione nei suoi meccanismi. E quindi la regione, qui mi ricollego sull'ente regione, perché se il meccanismo è che le due province diventano due piccoli stati, allora come fai ad avere quella logica di ibridazione che non può andare avanti a leggi, tracciamo un confine netto, ma che è un dialogo? Tu cosa stai facendo? Cioè io quello che oggi non sento è ma tu cosa stai facendo? Ah, questo. Ah, mi ci confronto. Non c'è un. Ah, in Alto Adige hanno fatto questo, in Trentino ha fatto quest'altro. Questo manca completamente. E questa è la cosa che io trovo un po' più preoccupante del tempo presente. E questo non dipende dai partiti, perché è da mo' che c'è, cioè, sarà da almeno 20 anni. Non ho mai sentito questo dialogo tra Trentino e Alto Adige, non ho mai sentito neanche la voglia di dire: ehi, guarda, io sto facendo così, cosa ne pensi? Abbiamo un territorio simile, abbiamo tanta storia in comune. Quindi questa Euregio, visto che non c'è questa, come la. Innanzitutto perché l'Euregio ribalterebbe le proporzioni che con la regione si erano create a favore della popolazione italiana, di madrelingua italiana. Facendo l'Euregio, la popolazione di madrelingua italiana metterebbe minoritaria e quindi si ribalterebbe a favore. Ma l'Euregio non è, ecco, la cosa, ma non solo, l'Euregio, attenzione, l'Euregio non è un'entità amministrativa, è uno spazio di interazione e quindi in teoria dovrebbe essere proprio quel, tu cosa stai facendo? Io sto facendo così, c'è un piccolo problema. Se hai delle autonomie locali in cui non c'è la partecipazione dal basso, l'assunzione di responsabilità collettive in maniera massiccia, se non c'è un interesse diffuso nella società ad approfondire, oh, ma come lo facciamo funzionare questo territorio? E poi qual è la funzione vera? Perché a me non sembra che il dibattito sui giornali sia come possiamo far funzionare questa cosa, come fanno di là, come hanno risolto questa cosa. Il dibattito sui giornali è
Qual è il problema che ci ha segnalato di solito in toni passivo-aggressivi quella che è una minoranza della popolazione? E anzi. La richiesta di autonomia in quel caso ha citato italianizzare i nomi, tanto è vero che adesso c'è appunto c'è una radicale revisione del massimo ancora da descrivere, quindi questo è un problema, siamo in Europa, l'Europa cosa si chiede? Si chiede tante cose, l'Europa la pacificazione delle etnie. Peccato che non ha popolo. Peccato che per assurdo l'ultimo movimento politico degli ultimi anni che ha unito le tre zone dell'Euregio sono stati i Novax. Provate a pensarci un attimo. Gli unici che andavano in piazza con slogan simili e dialogando tra di loro, che sono contro l'Europa e che erano, perché avevano il nemico comune. Ma anche qui le uniche manifestazioni in cui qualcuno dell'Alto Adige a livello di massa è venuto a Trento, in cui le due componenti linguistiche c'erano, stando da quello che ho visto dai video, era. Questo lo vedo come un aspetto problematico. Infatti. E se questo è il presente, il futuro chissà cosa ci aspetta. Bene, allora Grazie. grazie a chi è stato presente sia online che Faccio il